Ciao amici, vi piace il miele? Avete preferenza verso una varietà specifica di miele? Prima di proseguire con il video fatemelo sapere nei commenti che sono curiosa. Oppure votate nel sondaggio qui in alto. Usate il miele? Noi lo usiamo sempre, siamo golosi. Alcuni non lo usano e più avanti vediamo perché. Esistono diverse varietà di miele in base alla pianta o alle piante da cui le api si sono nutrite per produrlo. Oggi vediamo le proprietà del miele di acacia. Il miele di acacia, come dice il suo nome, è un miele monofloreale prodotto solo dai fiori di acacia. È un tipo di miele dal sapore deciso, ottimo in cucina, ma anche con numerosi benefici. È riconoscibile non solo per il suo caratteristico gusto dolce e vanigliato con una nota amarognola, ma anche per la sua consistenza liquida e per la sua trasparenza dovute all'alto apporto di fruttosio. Vediamo allora insieme i 7 benefici del miele di acacia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Antibatterico e lenitivo per tosse e mal di gola. Il miele di acacia è ottimo per curare tosse e mal di gola. Per godere dei suoi benefici antibatterici basta berlo sciolto in acqua, latte o tè, non troppo caldi. 2. Ricostituente. Un cucchiaio di miele di acacia prima di ogni pasto ha proprietà ricostituenti. È infatti ipercalorico e supernutriente, l'ideale se si è deperiti e sottopeso. 3. Per esfoliare la pelle. Il miele di acacia può essere utilizzato anche per fare maschere viso o corpo. Mescolato a un po' di farina di mais e spalmato su zone cutanee disidratate o ruvide, dona alla pelle morbidezza e sofficità, lucentezza e idratazione. 4. Dolcificante naturale. Il miele di acacia è un dolcificante naturale che può sostituire lo zucchero. L'importante, come dicevo, è non metterlo in bevande troppo calde o si perdono alcuni dei suoi nutrienti. 5. Dà energia per l'allenamento. Il miele di acacia contiene molte vitamine, enzimi e sali minerali. Questa sua ricchezza nutritiva lo rende un'ottima fonte di energia per l'allenamento. 6. Utile per il detox. Il miele di acacia può essere usato per creare bevande disintossicanti come acqua calda, aceto di mele e limone, oppure acqua, limone, paprika e miele. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 7. Migliora la funzionalità intestinale. Infine, il miele di acacia riduce l'acidità di stomaco e migliora la funzionalità intestinale. Si può fare una bevanda con acqua tiepida, limone e un cucchiaio di miele. Alcune persone non lo usano per via della glicemia o per motivi etici. Io lo consiglio al posto di zuccheri più nocivi, tra cui lo zucchero bianco, ma bisogna sempre regolarsi con le quantità. Per i motivi etici, io invito a scegliere un miele biologico coltivato nel rispetto delle api che lo producono, che saranno felici di condividere questo loro dono con noi. Avete visto, amici, il miele è davvero un alleato della salute e del benessere. Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica, è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su Abbonati al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.